Verificare se esistono in questo periodo estivo situazioni di sospensione di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione e quanto sollecita l'intersindacale sanitaria abruzzese in una lettera aggiunta anche sul tavolo del Tribunale per i diritti del malato di Sulmona. Se queste sospensioni di trattamento riabilitativo riguarderanno anche la nostra realtà territoriale, presenteremo una denuncia per interruzione di pubblico servizio, ha detto Edoardo Facchini. Nel periodo... Estivo, come spesso accade, eh, carenza di personale dovuta alle ferie eh, significa anche eh, rischio di interruzione di pubblico servizio, oppure può significare che da un reparto eh, manca personale e allora si dà all'altro reparto l'incarico di fare determinate cose. Questo è inaccettabile perché come abbiamo detto anche negli altri anni non si può rischiare la salute della gente non avendo la disponibilità di servizi e di personale sufficienti per far fronte soprattutto a una presenza maggiore dovuta ai turisti. Ecco, si parla di razionalizzazione, però guarda caso questo discorso viene affrontato solo nel periodo estivo. Sì, si razionalizza quando c'è carenza totale di personale, quasi totale di personale, non si razionalizza nell'arco dell'anno quando è possibile organizzare le cose in maniera diversa per farle funzionare meglio con il personale che c'è. Una denuncia è stata intanto presentata nei confronti del 118 per verificare se le responsabilità del decesso per infarto nel maggio scorso di una donna di Pesco Costanzo sono dovute ai ritardi nel trasporto da Castel di Sangro al non so Peligno. Facchini ha poi reso noto che il Tribunale per i Diritti del Malato di Sulmona. Intra a far parte della rete nazionale del TDM e ha riportato la dichiarazione del neo coordinatore Giuseppe Scaramuzza, la sanità è in mano all'economia. Una fotografia così del comparto sanitario con enormi preoccupazioni per l'accesso ai servizi sempre più penalizzati a Sulmona. Al contrario di Avezzano, spiega Facchini, che ottiene 20 posti in più di dialisi ed arriva anche la mammografia, quando invece qui dobbiamo aspettare 8 mesi. Ribadite la richiesta di dimissione di Silveri. Eh, L'abbiamo ribadita ma non una volta più volte, siamo eh, soddisfatti del fatto che un intero Consiglio Comunale eh, abbia ritenuto opportuno finalmente di chiedere la stessa cosa, adesso vorremmo soltanto capire chi materialmente andrà a chiedere al Direttore Generale di alzarsi dalla sua poltrona e andare via perché per quanto riguarda noi non ha fatto assolutamente nulla.